Oggi una pastiera quasi napoletana. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi ci cimentiamo in un'impresa titanica. Proveremo a fare insieme, per la prima volta nella mia cucina, una pastiera napoletana. Io mi scuso sin d'ora con tutti i campani Quindi per il mio non modo ci di insultare esecuzione della troppo, ecco. pastiera. Prendete come buona la volontà di avere a casa un pezzo dei vostri sapori. Esatto. Poi non so se ci riuscirò e aspetto qui giù in info box tutti i consigli da parte vostra per farla ancora meglio la prossima volta, in modo che anche chi ci segue potrà fare un prodotto eccezionale. Allora basta parlare che hai fatto anche troppo. Spostiamoci, sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra buonissima pastiera napoletana. Ed eccoci pronti per preparare la nostra pastiera per Pasqua. Allora, ma anche per quando volete, perché è un dolce troppo buono. Abbiamo comperato questo kit di Maria Rosa per pastiera napoletana. E allora, ecco cosa ci occorrerà: un kit. Se no, dovete avere, se no, poi vi dico con cosa sostituirlo. Poi ci occorreranno per la frolla 500 g di farina, 250 g di burro, 250 g di zucchero, due uova intere e una bustina di vanillina. Per il ripieno, 580 g di grano Ed è già cotto qua. ed è in confezione. Quelli con la 50, M sono quelli nel kit. 50 g di burro, 250 g di latte, quindi sono 300 g di burro in Un tutto, pizzico di un sale. pizzico di sale. 700 grammi di Noi ricotta. l'abbiamo di pecora. 500 grammi di zucchero, 3 uova intere, 3 tuorli, una bustina di vanillina, due fialette di aroma fior d'arancio che sono contenute all'interno del kit e 70 grammi di macedonia candita. Per la Quindi decorazione zucchero a velo. ricapitoliamo, in totale vi serviranno di burro 300 grammi, di zucchero 750. 750 grammi, il resto vi ho elencati così come Ed vengono. ecco qua tutti. Ed ecco i nostri ingredienti. Iniziamo col fare la frolla. All'interno della boule della planetaria metto i 500 grammi di farina. Io porterò qualche piccola variazione alla ricetta della frolla, ma proprio una cosa infinitesimale. Innanzitutto aggiungo un pizzico di sale e poi la grattugiata di un limone che nella frolla, secondo me, ci sta benissimo perché smorza l'aroma delle uova. Il Sì, retrogusto, la sporzetta di limone ci sta, questo è bio. certo, sempre bucce Non edibili. trattate. Quindi continuiamo con la ricetta: due uova intere, la bustina di vanillina. Io le uso tutte e due perché questa confezione in pratica ha le dosi per due pastierine da 24 centimetri di diametro. Io invece ne farò una grande. Sono per Per due o due per... pastiere da 24 centimetri o da una per una bella cicciotta. E adesso i 250 grammi di burro che sfiocchetto e non metto proprio a panetto intero. Il burro è un po' a temperatura ambiente, ma ancora c'è freddo, quindi si mantiene il panetto. Quindi per agevolare l'impasto, sfiocchetto. Poi con un gancio a foglia, 2 minuti in planetaria e il panetto sarà bello e pronto. Come vedete, il panetto, diciamo così, ha incordato, quindi ha fatto massa più che altro, quindi stacco la planetaria. Stendo un foglio di pellicola trasparente sul mio piano da lavoro e scaravento sopra il panetto di frolla, che vado ad ammassare ulteriormente con le mani senza lavorarlo oltre, è già bello preso. La frolla è nemica del calore, perde in fragranza. Allora, prima da una parte, poi dall'altra, infittisco il tutto e metto in frigorifero
per un'oretta, anche due se vi va. Più sta in frigo, meglio reggerà la cottura. Andiamo in frigorifero. Seguiamo le istruzioni. Allora, seguiamo le istruzioni. Versare in una casseruola il grano cotto. Versiamo il grano cotto. Poi aggiungiamo 250 ml di latte. Poi il burro e il sale. Il burro e il pizzico di sale. Poi amalgamare bene, portare a bollore e lasciare cuocere per 15 minuti. Andiamo. Amalgamare bene, portate a bollore e lasciare cuocere per 15 minuti circa. Devo dire, allora, io non avevo mai cucinato la pastiera, non avevo mai preparato la pastiera, ma devo dire che questo kit per la pastiera è un po' un'idiozia, se proprio devo essere sincera, voglio dire. Perché alla fine non c'è niente. Alla fine c'è il grano cotto, poi cosa c'è? La vanillina e lo zucchero a velo. Vabbè, detto ciò, però a me ha dato lì le fialette. Ecco, forse le fialette, ma penso che si trovano. Macedonia candita, ma penso che si trova tutto, si trova tutto. E quindi vabbè, lascia il tempo che trova, è stata un po' una delusione poi il contenuto, però mi ha dato l'input e soprattutto la ricetta per fare la pastiera. E quindi noi faremo, non essendo della regione, lo so, la facciamo così, sperando che sia buona. Appena comincia a bollire abbasso la fiamma e la lascio andare per 15 minuti mescolando di tanto in tanto. Bene, è passato un quarto d'ora, un profumino incredibile. Niente male. La cremina è pronta, quindi adesso stacco il fuoco, la verso in un piatto molto largo e la tolgo dalla pentola, che comunque lascio sporca perché poi userò per impastare tutto il ripieno della pastiera. Faccio questo lavoro soltanto perché sto facendo il video e devo accelerare i tempi, altrimenti la farei raffreddare direttamente in pentola. Solo che questa pentola ha un fondo alto 25 cm, ecco così, quindi faccio come la pasta dei bambini, la pastina col formaggino che si allargava sul piatto per fargliela mangiare prima. Bene, allargata sul piatto la lascio raffreddare e torno subito da voi. Adesso iniziamo a fare la farcia. Per la farcia ci occorreranno 6 uova, 3 intere, e di 3 useremo soltanto i tuorli. Quindi vado prima a mettere le 3 uova intere. Sto usando la stessa teglia che ho usato per cuocere il grano. E cominciamo a sbatterle. A questo punto unisco anche la scorza di un'arancia che ho comprato in mattinata. Al momento degli ingredienti non ce l'avevo, ma poi ce l'ho avuta, e la metto proprio nelle uova, così attutisco l'odore di uovo che a me non piace tantissimo, e siccome in questo ripieno ce ne sono tante, meglio attutire. Perché sì, le fialette ok, ma a me piace l'aroma naturale, ragazzi. Inserisco anche i 500 g di zucchero e lo unisco alle uova. Adesso devo incorporare la ricotta, che però voglio passare al setaccio, perché secondo me un prodotto un pochettino più raffinato ci sta meglio, anche perché questa è una ricotta, come vedete, molto fitta. E non mi piace che non venga passata al setaccio. Un saluto a Napoli e a tutti i napoletani. E perdonatemi se sto profanando la vostra pastiera, ma mi è piaciuta così tanto questo quando sono venuta a mangiarla da voi, che ne sento la necessità per questa Pasqua. Ho abbandonato la mia cassata al forno per la vostra pastiera. Quanto è buona, quanto è stato bello assaggiarla per la prima volta, non lo dimenticherò mai in quella via. Ma a Catania ce ne sono tante altre. No, per adesso sto mescolando la ricotta. Poi cos'è che devo mettere? Allora, le fialette, la vanillina. La vanillina e gli aromi. Adesso mettiamo le arance già dentro.
Ok, versa fialetta numero 1, che è la fialetta tipica dell'odore della pastiera. Ma voi a Napoli la fate con la fialetta, la pastiera? Comunque questa noi abbiamo, questa è la pastiera. Io l'arancia ce l'ho messa, eh? Io l'arancia comunque fuori ricetta ce l'ho messa. E fialetta 2. Invece della vanillina all'interno della farcia preferisco usare la vaniglia. Vabbè, Pane Angeli la chiama vaniglia naturale, in realtà sì, è vaniglia naturale in un mare di zucchero. Allora, abbiamo messo quindi la vaniglia o vanillina. Allora, manca il grano. Allora abbiamo messo lo zucchero, la ricotta, okay, la vaniglia, le uova. Penso che il grano lo puoi prendere. A questo punto dovrei inserire la macedonia di frutta candita. Chiedo scusa, chiedo enormemente scusa, ma non la inserirò, perché sennò questa bontà divina non se la mangia nessuno a casa mia, né mio suocero, né mio marito, né mio figlio. Non c'è bisogno di fare tutto. Quindi, l'elenco. Piuttosto che chiedere scusa io, dovrebbero chiedere scusa loro. Non vabbè, chiedo scusa a nessuno. Vabbè. Ma non la inserirò, no, perché ce ne volevano 700 grammi. Adesso prendiamo il grano, quindi la facciamo liscia. Tra l'altro saluto tutti gli amici della Campania, che sono tantissimi. Molti mi sono venuti a trovare all'incontro di Arte per Te nel 2016, quindi molti di voi li ho conosciuti se mi seguite anche sul canale Arte per Te. Vi saluto tutti. Oh, e vi abbraccio. Bravissima. Ora devi mescolare. E ora mescoliamo. Mettiamo il ripieno goduriosissimo, viene da tuffarci la faccia, ma non lo farò. Lo metto da parte e sfoglio la pasta frolla, faccio una bella pasta frolla sottile. Non metterò la carta forno, userò la teglia e il burro alla vecchia maniera, ragazzi. Non ho la teglia per la pastiera con i, con i bordi svasati. Vabbè, va, la stiamo... una pastiera... È una voglia di pastiera. Oh, raga, se volete che io mangi la pastiera... Qua c'ha ragione mio marito. Se volete che io mangi la pastiera quella vera, me la dovete mandare dalla Campania. Bravo, non è che io, catanese, posso arrogarmi i diritti di fare cose che... Già sto usando troppo. Voilà, versiamo il ripieno e poi facciamo le strisce per guarnire. La riempio sino all'orlo, voilà, così. Che meraviglia, un po' la lascio così mi faccio una pastierina piccola. Perfetta, la metto da parte. Ecco, hanno delle nuove figure geometriche. I combi, dei quadrati romboidali, i combi. È una cosa di facile, però... No, mettere le strisce, ma mettere le strisce io lo odio. Soprattutto se uno gli vuole dare una parvenza di carino. Ecco. Ci metto solo un po' di latte. Io ci avrei messo latte uovo, siccome non c'è scritto niente, non mettiamoci niente. Non c'è scritto nemmeno di bucherellare il fondo. Io non l'ho bucherellato, ma io l'avrei bucherellato. Ma vabbè, mi sto affidando. Alla fine vi dico, scrivo alla Bartolini se non ve la fa far bene. Ok, in forno a 180 gradi per un'oretta circa. A dopo. Uè! È arrivato il momento di tirare fuori la pastiera dal forno. Eccoci, eccoci, che meraviglia! Wow! Attento, porca di... non ti bruciare, le imprecazioni no! Aspettate, la faccenda è lunga, vedete il video. Allora, va bene? Sì, ma non la tirare fuori con tutto il cassettone. Va bene, la metto su Vinted. Lo metto su Vinted e poi. Eccola qui, la nostra bella pastiera. Ora spegniamo il forno. Allora, prendi solo. Allora, prendi solo. Non posso la perché teglia. C'è un attimo, perché c'è la teglia imburrata, c'è il burro. No, devo prendere tutto il coso. Va bene, e allora ti servono due mappine. E nel frattempo io. Mi serve che mi fai spazio e mi fai passare sì. di là. Nel frattempo io. Salutate ragazzi, siete in diretta, lascia forza, scrivete adesso, se scrivete adesso vi vedrete nel video.
Forza, forza, scrivete, io c'ero. Ciao, Anto. Scrivete, scrivete, che poi vi vedete nel video della pastiera. Sì, fantastica. Anna, ciao, ciao. Gli amici che ci sono sempre, questi sono quelli che si affacciano sulle dirette. Forza, scrivete. Anna e Anto ci sono. Rita, ciao. Non è una cosa figa. Ciao, ciao, in diretta. Ciao. Nel frattempo, Gabriele. Okay, io sono pronto. Ciao Anna, ok, lui è pronto, ecco, aspetta che faccio andare Filippo, Anto, yeah, siamo in diretta, buona Pasqua a tutti, forza, prendi la pastiera, Imma, ciao, siete pronti per la pastiera più buona del mondo? Sta arrivando, no, più buona del mondo no, allora, io la sto, è la prima volta che lo faccio, con tutta la leccarda, e la metto di là, con tutta la leccarda, spostati. Ciao Anto, arriva la pastiera, voilà, che meraviglia, aspetta, mettiti qua che gliela faccio vedere, che bellezza, un attimo. Creare questa pastiera, insomma, con questo kit che abbiamo comprato. Ma insomma, devo dire che il kit non è nulla di entusiasmante. Un domani, adesso che ho la ricetta, scusate. È arrivato il pasticcino. Un domani non comprerei più il kit, ma prenderei tutti i pezzi singolarmente. Forse aggiungerei ancora un po' più di grano. Quindi mandateci via messaggio, comunque scrivete qua sotto nei commenti le vostre ricette, quelle che preparate da una vita, le ricette della nonna, della bisnonna, della zia, della zia signorina, insomma. No, mandateci queste varianti, noi le proveremo e la faremo. Grazie per questo dolce stupendo che ha rallegrato le nostre giornate. Io l'ho preparata per la Pasqua recente, ma io devo dire che è un bel dolce anche per il 25 aprile, per il primo maggio, un dolce delizioso. È un dolce buono per tutto l'anno, quindi bene, preparatelo e noi ci rivediamo sempre qui. Sulle vostre tavole, ciao!